ad una nuova puntata di Scavalli Sport. Come sempre, con servizi e interviste, seguiremo tutti gli sport scavallesi. Vi ricordo che potrete rivedere le nostre puntate sul sito internet pnw.it e la pagina Facebook Scavalli Sport. Ma prima di cominciare, guardiamo insieme il sommario di questa puntata. Si è chiusa con una sconfitta la gara contro la Goggianco Genzano, nell'anticipo dell'undicesima giornata di campionato. Lo Scafati Santa Maria perde 4-0 contro la capolista, ma ne esce a testa alta, avendo espresso un bel gioco di squadra. Partita equilibrata fino al settimo minuto, quando Texeira sigla il gol dell'1-0, parziale con cui le squadre vanno a riposo. Nella ripresa i padroni di casa vengono fuori dirompenti e mettono a segno altri due gol, prima con Texeira, poi con Rescia. Ma a chiudere la gara ci pensa il capitano Simone De Bella, che al tredicesimo firma il gol del definitivo 4-0. Era difficile vincere contro una squadra del genere, commenta il DS Stefano Salviati. Eravamo consapevoli del valore della Goggianco, che ha dei giocatori con un elevato tasso tecnico. Comunque è stata una bella gara, in cui non abbiamo sfigurato. Anzi, nella prima frazione di gioco avremmo potuto anche fare un gol, perché abbiamo avuto una bella occasione con testa. Infatti il primo tempo l'abbiamo giocato alla grande, poi nella ripresa abbiamo avuto più difficoltà e abbiamo commesso degli errori, ma la cosa bella è che li abbiamo affrontati a viso aperto, non ci siamo chiusi dietro e per questo loro ci hanno fatto i complimenti. Sono molto contento dell'esordio del nuovo acquisto di Luca, perché ha giocato bene e ha fatto vedere delle belle cose. Parliamo di basket e guardiamo insieme i servizi sulla Prologo Scafati e la Cesarano Basket. Non delude la Prologo Scafati, che batte 64-54 il centro Ester Barra. La compagine, guidata da coach Francesco Monteleone, non è brillante come nelle scorse uscite, ma riesce a portare a casa l'intera posta in palio, seppure con qualche difficoltà. I padroni di casa hanno dovuto fare a meno di Di Lauro, a causa di un infortunio, ma sono stati trascinati da un fantastico Pasquale Catapano. L'esterno bianco-blu ha offerto una prestazione più che convincente, mettendo a referto 25 punti, di cui ben 15 nella sola quarta frazione. Oltre all'ex Nolan Marigliano, c'è da sottolineare anche l'apporto del pivot sicignano, fondamentale con la sua fisicità in alcuni momenti chiave dell'incontro. Nulla da fare per il centro Ester Barra, che ha procurato più di un brivido ai locali. La Prologo, con questo successo, si mantiene saldamente in seconda posizione e adesso può preparare al meglio l'importantissima sfida contro il Cala Moresca. Il sodalizio di Patron Lepore dovrà cercare di battere i maranesi, cercando anche di ribaltare il meno 10 subito nella sfortunata gara ad esordio. Alla fine partita ostica, infatti Barra secondo me non merita la posizione che occupa. Ci è andata bene, anche perché noi avevamo un'assenza importantissima stasera, quella del capitano Di Lauro, che nell'economia, soprattutto dei palloni, a parte il punto di vista offensivo, pesa tanto. Però alla fine i ragazzi, chi è subentrato al suo posto, dimostrato personalità, quindi questo mi fa piacere. Abbiamo giocato una brutta pallacanestro stasera, soprattutto dal punto di vista offensivo, poche collaborazioni, non ci siamo cercati, non abbiamo collaborato, pensavamo di poter chiudere la partita prima, invece come si è dimostrato Barra è stata ostica e ci ha messo è stato duro superarla. Che dire, va bene così, continuiamo a vincere, quindi questo porta entusiasmo, quindi i due punti sono stati fondamentali. Ora dobbiamo continuare di questo passo, con questo entusiasmo, perché la settimana prossima avremo due incontri molto importanti, il primo mercoledì in casa, che ci permetterà di staccare una diretta inseguitrice, quindi speriamo bene, speriamo di continuare su questa strada. Intanto, proprio in occasione della sfida casalinga contro Barra, la Prologo Scafati ha ufficialmente presentato al pubblico la Happy Card.
questa iniziativa è l'ennesimo forte segnale da parte della società, che ha voluto sottolineare ancora una volta il forte legame che si sta creando con la città di Scafati. Maurizio Prete, ideatore della Happy Card e responsabile del settore marketing, ha lavorato duro nell'ultimo periodo per portare a termine una promozione che di sicuro otterrà un grandissimo successo tra tutti i tesserati del sodalizio bianco-blu. Il dirigente si è detto fin dal primo momento soddisfatto per questa nuova scommessa da parte della società del presidente Lepore. La Happy Card sarà utilizzata da tutti i tesserati della Proloco Scafati. Ancora un successo per la Cesarano Basket Scafati, che senza troppi patemi batte una comunque ostica pallacanestro a tripalda. Gli scafatesi schiacciano sin da subito il piede sull'acceleratore per scavare già nella seconda frazione di gioco un solco tra le due compagini. I gialloblu registrano l'esordio del nuovo arrivato Daniele De Martino, ex Folgore Nocera, non ancora al meglio della forma fisica, ma già capace di mostrare buone cose. Gli uomini di coach Luigi Iovino iniziano a scalare le marce con una Ramu versione Remida, capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca. La guardia di casa Scafati realizza ben 14 punti nella sola prima frazione di gioco, con penetrazioni veloci che mettono in seria difficoltà la difesa ospite. Aramu è tarantolato e diventa una vera e propria spina nel fianco per gli irpini. Gli ospiti rispondono con Imparato e De Simone e sono bravi a rifarsi sotto a fine prima frazione di gioco. Rientrati in campo, la Cesarano spinge ancora e con Ivan Pagano e Pasquale Iovino butta dietro a Tripalda, che prova a rispondere timidamente con De Simone. Albanese risponde presente e guida i suoi al parziale di 17-8, che vale il più 13 di fine primo tempo. Dopo la pausa lunga, dove coach Iovino chiede maggiore intensità ai suoi, i padroni di casa si portano avanti prepotentemente. In poco meno di 5 minuti, la Cesarano mette a segno un parziale di 19-2. Severino si fa trovare pronto. Iovino continua il suo feeling con il canestro, mentre Aramu Albanese continuano a trivellare. L'ex Angri Giuseppe Albanese guida i suoi sopra le 30 lunghezze di vantaggio. Terzo quarto che termina con un parziale di 22-8 per la Cesarano e un più 27 finale. Rientrata in campo, la Cesarano si mantiene sulle 30-35 lunghezze di vantaggio prima di subire un vistoso calo offensivo. Dall'altra parte Bellucci è indiavolato, realizza un parziale di 8-0 personale che chiuderà i conti sul 79-57 per la Cesarano Scafati. Ora i gialloblu sono attesi da una settimana di duro allenamento per preparare al meglio il big match in programma sabato prossimo in quel di Santa Maria la Carità contro i cugini della Samaritana Basket. L'obiettivo è quello di continuare la striscia vincente. Abbiamo fatto una buona partita, un buon primo quarto, abbiamo già dato un po' di divario alla squadra avversaria. Poi il secondo e il terzo quarto abbiamo allungato, col quarto quarto ci siamo un po' tranquillizzati, abbiamo gestito la partita. Comunque buona prova di gruppo, siamo un grande gruppo, il presidente ha fatto una buona squadra e quindi puntiamo alla vittoria del campionato. Prossimo impegno andiamo a Santa Maria della Carità con la Samaritana Basket, una squadra molto forte alla nostra portata che punta anche lei a vincere il campionato. Ottima vittoria della Tecnocompositi Bolli. Guardiamo insieme il servizio e subito dopo le interviste. Ritorna al successo la Tecnocompositi, che prevale agevolmente sul fanalino di coda Primavera Vella col punteggio di 3-0. Coach Infante è costretto a rinunciare a Tondo per un infortunio al ginocchio ed alle febbricitanti Manzo e Piemonte. E schiera un inedito sestetto base con Popolo nel ruolo di libero e Stanzione in banda con Rita Villani in opposto. Il match, fin dai primi scambi, è privo di sussulti, con le ospiti a palesare lacune in ricezione ed in fase di ricostruzione, e le gialloblu a condurre saldamente gioco e punteggio. Col match in ghiaccio, coach Infante sul finire del terzo parziale lascia spazio alle giovani De Laurentiis e Vollaro. Un muro vincente per lei, che si mettono in luce con alcune buone giocate. Siamo con coach Infante, prima di una lunga serie di vittorie. Coach, si spera? Beh, io lo spero. Stasera la mia squadra era un po' rimaneggiata, non c'erano degli elementi importanti per l'equilibrio della squadra, però abbiamo fatto il nostro meglio. Poi hanno realizzato le cose che comunque stiamo lavorando in palestra, quindi comunque sono contenta. Abbiamo sofferto anche contro l'ultimo in classifica, se si può dire soffrire, anche se il punteggio parla chiaro, però è una squadra comunque nuova,
la mia metodologia sicuramente sarà diversa da quella precedente, quindi si sono visti comunque cose buone e quindi ci tocca anche soffrire un po'. C'è da lavorare anche perché contro squadre, diciamo, di caratura tecnica inferiore il rischio è di addormentarsi in campo e quindi, diciamo, di fornire una prestazione tecnica a livelli inferiori rispetto a quelli che ci sono congeniali. Ma infatti la mia preoccupazione era proprio questa, però abbiamo cercato di tenere sempre alto il rendimento, cercando di dare vari obiettivi sulla squadra avversaria, perché ho visto anche i punteggi delle altre squadre e si è visto che anche le altre squadre verso il secondo o terzo set potevano lasciare un set a questa squadra che comunque è fastidiosa, però quindi per questo anche sono contenta per le ragazze. Siamo col presidente della SD Volley Scafati, il dottor Pasquale Villani. Presidente, quest'anno c'è stato un apparente ridimensionamento o reale ridimensionamento dell'attività sportiva della sua società? C'è stato un ridimensionamento a nostro malgrado dovuto ai mancati aiuti che la città ha dato alla pallavolo. Noi purtroppo siamo rimasti soli, ci hanno lasciati soli a fare e a portare avanti un'attività così complicata, così bella e nello stesso momento così dispendiosa. Per cui abbiamo chiesto invano, noi non siamo abituati ad elemosinare, abbiamo chiesto invano aiuti al tessuto sociale scafatese in tutte le sue parti, da quello imprenditoriale a quello politico, ma gli stessi sono rimasti sordi al nostro richiamo. Noi purtroppo le nostre risorse le abbiamo già spese per questo bellissimo sport che porta, come il basket, ha portato in questi anni il nome di Scafati in tutta Italia, perché fare un campionato di B1 è come fare un campionato di A2 di basket o di B1 di basket, è la stessissima cosa, porta gli stessi problemi, le stesse problematiche, lo stesso dispendio di energie sia fisiche che economiche, ma nonostante ciò nessuno ha dato ascolto al nostro richiamo. Speriamo che quest'anno, noi stiamo facendo un campionato di Serie C, è duro vedere dopo aver calcato i palcoscenici prestigiosi della B1, addirittura avevamo fatto la squadra per andare in Serie A l'anno scorso, poi andare in Serie C. Come si sa, andare nel bene è bello, quando si ritorna indietro nel brutto è difficile abituarsi. Speriamo che l'anno prossimo questo accorato appello, perché questo vuole essere non un risentimento, non un recriminare, ma un appello alle istituzioni affinché possano portare il loro importante contributo a questa bellissima realtà che comunque lavora da oltre un decennio a livello regionale e nazionale. Questa società non ha nessun risentimento nei confronti di nessuno, come dicevo prima, né forza politica, né forza sociale, né forza imprenditoriale. Vuole essere solo un appello affinché queste forze non l'hanno fatto negli anni passati, mi rendo conto della crisi economica che sta attanagliando tutta l'Italia. Quindi che si stringono attorno alla nostra e alla sua società. Mi auguro che, come stanno dando una mano agli altri sport, al basket in particolare, di cui sono il primo tifoso, premetto, io non ho nulla, anzi magari ci fosse il basket in A1, il calcio in Serie A, però voglio dire, dare una mano e dandoci tutti insieme una mano potremmo portare anche la pallavolo, che è dietro a un movimento femminile enorme, a calcare i palcoscenici che ci competono. Parlando di calcio, vi mostriamo il servizio sulle Scafati di calcio che ha battuto il Real San Egidio con ben 8-10. Ennesima goleada allo stadio comunale di Scafati. In casa gialloblu la scafatese batte il Real San Egidio per 8-0. Subito al sesto minuto del primo tempo il gol di Mauro Adiletta porta in vantaggio i canarini. Poi arriva il secondo centro al 20° con Mautone. I canarini non perdono un colpo e tra le tante belle azioni al 33° arriva il terzo gol firmato Mauro Adiletta. Il primo tempo termina già con un ottimo risultato, ma al secondo tempo è di nuovo monologo della Scafatese.
Infatti, all'ottavo minuto sono ancora i canarini in rete con il quarto gol, rete firmata da Meglio. Poi un fallo in area e l'arbitro assegna un calcio di rigore alla Scafatese. Dal dischetto si prepara il capitano Michele Sabatino, che non sbaglia, e dal 26esimo segna il suo gol, spiazzando il numero 1 del Real Sant'Egidio, De Maio Vincenzo. Al 36esimo è di nuovo Adiletta Show, che segna il sesto gol, e pochi minuti dopo, con uno spettacolare contropiede, cede la palla gol al Balzano, che gonfia la rete. Al 38esimo è di nuovo Scafatese e con il centro di Meglio arriva l'ottava rete. Dalla tribuna il coro dei tifosi gialloblu, Scafatese amore mio a ritmo di samba. Abbiamo impostato una buona squadra e un'ottima rosa, infatti oggi avevamo almeno quattro elementi fuori squadra, tra cui Tartaglia che è uno dei giocatori più di punta. E comunque non abbiamo subito la sua assenza. La Scafatese comunque è un'ottima squadra, oggi infatti abbiamo fatto 8-0. Purtroppo il calcio è fatto, c'è chi va e c'è chi viene. Dispiace per coloro che partiranno, benvenuti a coloro che arriveranno. Ci puoi indicare un pochettino quali saranno i criteri per la scelta dei nuovi elementi? Qualcosa già si sta iniziando a muovere, in settimana ci sarà qualche arrivo nuovo. Col presidente Cesarano un commento a una partita che ha visto di nuovo vincere con una grande differenza di reti questi canarini che volano sempre più in alto. Vabbè, tu mi fai una domanda a cui una risposta è abbastanza semplice darla. Il sorriso ci sta perché si vince, quando si vince il sorriso c'è sempre. Perché voliamo sempre più in alto? Perché c'è un progetto dietro e penso che questo progetto sta crescendo e lo porteremo avanti. La Scafatese dovrà arrivare in C2 quanto prima. Il direttore sportivo parlava di nuovi acquisti, nuovi arrivi, c'è chi viene, c'è chi va. Come sta vivendo il club questi nuovi ingressi? Allora, di ingressi ancora nuovi non ce ne sono, dobbiamo consolidare adesso questi qua che abbiamo perché avevamo parecchi infortunati, quindi dobbiamo recuperare gli infortunati prima di ogni cosa. Il fatto che ci sono magari degli acquisti, chi va, chi viene, penso che questo è normale, dal 1 al 16 dicembre c'è il rinnovo delle liste e quindi penso che è normale che una società prenda dei provvedimenti, magari dove ha visto qualche carenza, perché a prescindere dalla gara di oggi penso che qualche carenza l'abbiamo vista nelle gare scorse, andiamo un attimino a puntellare le carenze che abbiamo individuato. Ma oggi siamo stati fortunati perché abbiamo sbloccato subito il risultato. E in queste categorie è importante sbloccare il risultato perché poi le squadre avversarie come domenica scorsa fanno la finale contro di noi e danno molto di più di ciò che hanno. Poi per oggi il gol, anche l'anno scorso ho fatto vari gol sul rigore, anche se quest'anno c'è un altro rigorista in squadra che è Adiletta, oggi mi ha dato la possibilità di calciare il rigore e sono contento. Prima di lasciare al basket, la redazione si unisce alla società, i giocatori della Divova e la tifoseria che hanno dedicato l'ultima partita al giovane Peppe La Mamma, scomparso 6 anni fa. Vi mandiamo le immagini e un video fatto dagli amici. Yeah.
Peppe Lamanna era colui che ha costruito un po' il tifo attorno alla nostra squadra. Un ragazzo eccezionale, la famiglia sempre vicino a noi. Prima di lasciarvi all'ultimo servizio, vi ricordo che potrete rivedere le nostre puntate sul sito internet peridatv.it e la pagina Facebook Scafari Sport. In chiusura parliamo della Gevova Basket, che ho conquistato un'altra vittoria casalinga contro i Veroli. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Da Marina, tutto il team di Scafari Sport, uno sportissimo saluto. Nell'anticipo di venerdì sera va di scena il match tra la Gevova Scafati e la Primaveroli di coach Nando Gentile, che viene da 3 sconfitte consecutive in campionato più una in Coppa Italia. Dopo la commozione iniziale dovuta al ricordo del giovane capoltra scafatese Peppe Lamanna, venuto a mancare esattamente 6 anni fa, il match ha inizio. La palla a 2 per Veroli, ma Scafati inizia forte e dopo 3 minuti di gioco il risultato è sul 9-0. Per tutto il corso del primo quarto Scafati gioca bene e riesce a mantenere a debita distanza i sociali e, con un Casini in gran spolvero, chiude dopo i primi 10 minuti sul 26-19. Nella seconda frazione di gioco Scafati inizia a perdere la bussola, ma Regnier da solo tenta di mantenere a debita distanza Veroli, che pian piano inizia a farsi sotto e inizia a credere al colpaccio esterno. Quello del secondo quarto è solo il preludio di quello che sta per accadere nel terzo. Dopo la pausa lunga, Scafati è quasi addormentata in campo. Ed è così che i laziali, a 1 minuto e mezzo dalla fine del terzo periodo, superano i locali con una tripla di Roma. Sugli spalti i tifosi ci credono alla vittoria e non smettono mai di citare i propri beniamini. Fanno bene a crederci, perché nell'ultimo periodo Scafati ingrana e mette a referto un parziale mostruoso di 38-16. Veroli è stordita. A Scafati riescono anche le cose più difficili, per la gioia di coach Riccioli, che vorrebbe vedere sempre questa intensità sia difensiva che offensiva. La partita si chiude sul 96-78 per la gioia di tutto il pubblico di casa, contento soprattutto dello spettacolo offerto dai propri beniamini nell'ultimo quarto di gioco. Onestamente credo che si possa dire che abbiamo fatto una partita soddisfacente, che è stata secondo me dominata nel ritmo da noi, fatta eccezione per il terzo quarto dove forse ci siamo fermati un po' troppo a pensare e onestamente eravamo preparati per fare una partita di grande energia e abbiamo perso l'energia. Credo che si sia visto che la squadra è una squadra che non molla, che si aiuta, che fa tutto quello che deve nel momento in cui un attimo si siede e chiaro si ferma, come umano che sia. Gli altri non sono qui per fare la comparsa e ci troviamo comunque di fronte a una squadra che ha grandissimo talento offensivo, perciò mi sembra di capire che io alla fine del terzo quarto sotto di 4 ho chiesto ai ragazzi, guardandoli negli occhi, gli ho detto mi sembrate delle facce e hanno perso la fiducia. Loro mi hanno detto che non avevano perso la fiducia e mi sembra abbastanza eloquente un 38 punti nel quarto minuto. Chiaramente di tecnico cosa vi devo dire? Avevamo scelto di essere molto aggressivi sulle guardie e quando l'abbiamo fatto onestamente gli abbiamo tolto respiro sia a Roque che a Jackson che agli altri, Rullo, che hanno grande talento e onestamente credo lo si sia visto comunque. Volevamo attaccarli dentro l'area e l'abbiamo fatto sia con James che con Pollo o le penetrazioni di Nicola, magari poteva avere forse qualche miglior fortuna con qualche chiamata arbitrale a mio modesto avviso, che ci hanno un po' forse penalizzato nel terzo periodo. Abbiamo fatto un lavoro enorme come tutta la settimana, soprattutto quando veniamo dalle sconfitte. Lavoriamo molto con Gino, con Massimo Bianchi, con tutto Mario Corvo, con tutto lo staff per ricaricare le batterie, perché stavamo lì a ustuni chiaramente. Però oggi abbiamo dato una prova di forza sul 62-58 che è devastante. Metterei in risalto tutto il quintetto con un
accenno particolare, se mi consentite, a Marigny, a Casini e a Radulovic. Mi africano, è appena ritornato dall'Africa, insieme alla società dello Scafati Basket e Givova, 50 biglietti, l'incasso devoluto a trame africane. Sì, ogni partita Givova in accordo con lo Scafati Basket hanno messo a disposizione per trame africane per permetterci di raccogliere energie per il Maciaca Project. Una cosa molto carina, ci fa piacere ritrovare così questa collaborazione con lo Scafati Basket e mi fa piacere che sta anche portando bene. Quindi speriamo bene. I lavori là come vanno, perché visto che sei appena tornato? I lavori vanno bene, è stato fatto tantissimo, l'ospedale in particolare è diventato veramente il riferimento di tutta la regione, è una gioia vederlo invaso tutti i giorni da gente, da pazienti e da anche da medici che vengono lì per usufruire della nostra struttura. Oramai grazie anche al nuovo dispensario che è partito a febbraio, veramente l'unico riferimento serio e concreto di tutta la regione. E inoltre le borse di studio ci stanno dando tante gioie, perché immaginare che dal villaggio di Maciaca, dove nessuno, veramente una povertà assoluta, mai nessuno aveva frequentato le superiori, oggi abbiamo addirittura ragazzi all'università, è un motivo veramente di una gioia immensa. Grazie a Dio tutti gli altri progetti, tutti stanno funzionando bene, dall'orfanotrofio all'asilo per i bambini di strada, dalla scuola di taglia e cucita al laboratorio di Berlino, veramente va tutto bene, grazie a Dio e grazie anche al sostegno e ai tantissimi amici che continuano ad esserci vicini. Adesso per il Natale stiamo mettendo su tutta una serie di iniziative per cercare comunque di renderlo ancora più buono, cercare di canalizzare magari quelle energie che normalmente vengono affidate ai soliti regali per fare dei bellissimi regali, dei cesti, presepi e tante altre cose vengono appunto dall'Africa e allo stesso tempo fare della solidarietà. Quindi un invito a visitare il nostro sito www.trameafricane.org per sapere le ultime diciamo, sui nostri progetti e anche per scoprire appunto come può diventare il prossimo Natale ancora più buono.